Buon padel a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Ormai lo sapete, Marco oggi te la strimpella un pochettino. Postazione classica da video unboxing. Già sapete, vi abbiamo spoilerato nelle nostre mani Bull Paddle, eccolo qua. Marco, non è una chitarra, non è uno strumento musicale, è bellissimo. Una custodia. Sì, sì, bella però, con tutte le tasche, le cose. Ecco, vamos! Che... Allora ragazzi, abbiamo già un pochino spoilerato nelle nostre mani Bull Paddle, ma cosa di Bull Paddle? La linea HAC 2022, quindi la H03 e la H03 Comfort. Prima di passare le racchette però una menzione a Bull Paddle, anzi un elogio a Bull Paddle va fatto per la custodia. Marco prima ci giocherellava, ci strimpellava, ma è fatta molto molto bene, ovviamente custodia termica, tasca frontale con la lampo che serve per mettere soldi, grip, documenti, quello che volete, e tenerla vicino al campo se non volete portarvi la borsa a ridosso del campo. Quindi ottima, ottima custodia, ma andiamo ad aprirla e vediamo cosa c'è dentro. Borsa termica, questa protegge sole, pioggia, vento, tutto quanto. Ta-dam! Bella. Bull Paddle HAC Control 03. Menzione termica, eccola qui, vedete, dentro è argentata, proprio per proteggere, e vi consigliamo sempre di farlo, Marco, questa è una raccomandazione che ci tengo a fare, mettetela o nella borsa, nel borsone classico, sempre con la tua taschina termica, o nella custodia. Perché? Perché magari lasciamo in macchina, c'è lo sbalzo di temperatura, quella che ne subisce di più dagli sbalzi è senza dubbio la gomma all'interno, che col caldo magari si secca, se giocate con un po' di umidità si dilata, quindi sempre borsa termica. Basta, ma col professore siete. Bella, eh? No, bella, bel colore, sai? Molto carina. Allora, un altro elogio a Bull Paddle. Finalmente una casa che rispetto ai modelli 2021 ha leggermente cambiato sia a livello di specifiche tecniche, sia a livello di design la propria linea. Facciamo subito il confronto. Qui con me ho anche... Vai. Il modello 2021, quindi la HAC Control 2021. A parte la evidente differenza estetica di colori, questa qui un pochino tendente più sul giallo e sul rosso, con sempre sfondo grigio e nero, questa con questa B classica Bull Paddle in tramatura quadrettata in celeste, sempre lo sfondo grigio e nero. Quello che cambia, quello che a me è piaciuto moltissimo, è questo qui. Questo inserto qui, questa linea, sembra quasi un fulmine che colpisce tutta la racchetta e arriva. La fino alla parte finale, la parte del ponte, dove c'è la prima differenza importante che notiamo. Le mettiamo a confronto, vedete? Qui, Marco tienici questa, Bull Paddle ha cambiato la parte del ponte interna, quindi ha fatto un sistema di antivibrazioni differente, ha sempre incorporato il gommino che unisce il manico al ponte, che troviamo anche su quest'altro modello. Guardate, ecco, qui è nero, qui è in bianco. Il gommino è cambiato, ve lo porto qui. Ed anche questo gommino, guarda, diventa proprio vicini, uno accanto all'altro. Io sono sfaticato, non vado ad alzarmi. No, mi alzo io, non tiro il cuore, tanto le cose ormai abbiamo capito chi deve faticare e chi no. Piace chi la A parte gli scherzi. Sempre un'ottima cosa da Bull Paddle, le specifiche tecniche andremo a parlare nella video recensione che faremo dedicata. Comunque il piatto è sempre in carbonio, molto resistente, in doppio strato di carbonio, il tubolare carbonio tricarbon, quindi una nuova concezione di carbonio. Hanno implementato anche in questa nuova versione la banda in alluminio qui sopra, che serve sia da protezione ma anche per aumentare il peso e il bilanciamento della racchetta. In questo caso abbiamo una forma tonda, bilanciamento medio-basso. Loro la definiscono il 90% di control, è da quest'altro lato. Quindi ci danno una racchetta da controllo al 100%, quasi. Arriviamo al 90%. Sì. Qui sopra possiamo inserire i pesetti. Mi alzo io, Marco. Vai, tranquillo. Vedete? Qui Bull Paddle ha studiato questo sistema per inserire dei pesetti che serve al... alzare il bilanciamento, ed è esattamente quello che abbiamo visto anche su Metalbone, la mia dorata Metalbone, che però ce l'ha qui sul manico. E su una Control secondo me è molto utile fare questi inserti, se magari qualcuno ha una racchetta che di buon controllo ma che mette un leggera spinta in più può usufruire di questo sistema mettendo dei pesetti, avendo sempre una racchetta di controllo ma spingendo un po' e dando quella spinta che serve a un giocatore, diciamo, di destra.
Esatto. Altra menzione, poi gli lascio la parola a Marco, non dico tutto io. No, sì. Importante per la linea HAC, esce già con l'Esacor. Cioè, qua lo vediamo proprio. Quindi, già montato con l'Esacor, che comunque l'Esacor aiuta a chi soffre di PMD, riduce le vibrazioni. Il sistema che loro hanno inventato è un ottimo sistema e quindi penso di consigliare questa racchetta a chi va a soffrire di EPOD o di infiammazioni del tendine. Ti passo la parola, cerco un aggancio. Tutta la linea è firmata da Paquito Navarro e con questo mi collego a lei, quella che è proprio firmata. Adesso faccio vedere anche la firma di Paquito Navarro, l'ho vista prima, eccola qui, guardate un po', firma di Paquito Navarro. Ma questa qui la andiamo a vedere bene una accanto all'altra, ragazzi, sono veramente belle e a me il padel quest'anno mi ha stupito veramente, che sono esteticamente belle e tenendole in mano, il peso è di 385 grammi, come avete visto c'ha l'Esacor già montato, ma è molto leggera, si sente che questa pesa leggermente un po' più in punta, ha un bilanciamento alto e una forma a diamante, tutto carbonio, tutta completamente logicamente in carbonio, anche perché il prezzo è molto elevato, siamo intorno, Daniel, ai 325 euro sullo street, forse riusciamo a trovare qualcosina di meno. Noi, volendo, se ci scrivete sulla nostra mail, Marco poi metterà qua sotto. Sì, sì, eccola qui sotto. Noi possiamo dare una mano a trovarla, anche forse a qualche euro in meno, Marco. Sì, sicuramente, no, per voi sicuramente. Allora, guardate una cosa, la differenza che si nota, guardate, qui c'è scritto Power 100 su, 90 su 100, Control 90 su 100. Quindi già questa è un'indicazione su che tipo di bull paddle H03 volete andare a prendere. Le differenze adesso non le abbiamo ancora avuto, due scambi ce li siamo fatti perché noi ce li facciamo sempre prima, però si notava leggermente in campo che la spinta in più e il controllo in più, ma questa non è che perde il controllo, ragazzi, ce l'ha, la cosa che mi ha stupito è questa, c'ha un ottimo controllo, nonostante si devi spingere spingi, la gomma è multieva, il bilanciamento è alto e la forma a diamante, abbiamo detto, il piatto diciamo è sempre in 18 mm. Marco, per quanto riguarda la gomma è una multieva a doppio strato, sì, quindi una densità variabile. Densità variabile, che aiuta molto nei vari colpi, nella spinta e nel controllo della pallina, per questo black dentro la gomma è nera come vediamo, e mi piace, esteticamente mi piace tanto. Tenerla in mano si sente che hai un mezzo, cioè che la presenza c'è, la racchetta ce l'hai in mano, la tieni potente, quindi puoi spingere. Questo telaio in alluminio, vediamo la produzione sopra, non è in carbonio, questo qui è tutto alluminio. Alluminio dove inserire dei pesetti da poter bilanciare ancora di più, ma su questo un po' forse lo vado a sconsigliare perché già è di spinta. Mi piace tantissimo questo ponte nuovo che hanno fatto, è veramente, veramente esteticamente molto bello. L'impugnatura è la classica, ha sempre un 12 cm, anzi attenzione, aspettate che c'è un merro da qualche parte perché qui non ci manca mai nulla, ragazzi, è tutto live. Tutto live. Il manico, sì, 12 cm, il classico 12 cm che, come c'erano tutte le altre racchette, che qualcuno ci dice che si trova comodo, qualcuno lo preferisce quello della Bullpadel, della Babolat o della Vagion, che sono 14 cm e mezzo, ma secondo me è un'ottima racchetta. Bullpadel mi ha stupito e mi sento di consigliare sia il controllo che la potenza, ragazzi, sono veramente belle. Capisco che il prezzo è alto, cerchiamo di trovarle a basso prezzo, magari uno scontrino in più, ma vale veramente la pena per queste racchette. L'accetto Bullpadel classico. Classico, classico. Ma poi una cosa importante, ragazzi, ovviamente noi parliamo di street, parliamo di prezzi, dove le trovate? Sì. Le trovate su Seft, il nostro sito di riferimento per ricomprare gli acquisti online, dove inserendo il nostro codice sconto Padel Lovers, tutto maiuscolo, potete trovare gli sconti. Il problema, lo capisco, andando a ruba, sì, già i materiali si trovano con difficoltà, le racchette si trovano in difficoltà, ma pazientate, scriveteci alla nostra mail che qualcosa facciamo, perché veramente i prodotti... O la mail o anche sul nostro profilo Instagram, ma ragazzi abbiamo aperto anche un profilo Instagram, ce l'avete chiesto in tanti, molti ci fanno delle domande lì, scriveteci in direct e cercheremo di rispondere nei vari video che facciamo. Un'altra cosa che volevo dire di riferimento, un'altra differenza, non vi ho detto prima, tra la 2021 e la 2022 è i nerve canal, o channel come chiamano loro, che sono queste feriture aperte che hanno introdotto con la Vertex 2021, eccoli qua, qui non c'è, e questa cosa serve? Serve a convogliare meglio l'aria e a dare un bilanciamento, anzi un fluidità maggiore nel gioco a volée. La ritroviamo dalle Vertex, l'abbiamo visto anche nella Sardegna, nella Regina Sardo, la troviamo ovviamente anche sulla Un'ultima menzione, va molto di moda ultimamente l'aerodinamicità.
aerodinamicità. Nel senso che avete visto sulle Varlion, vedete anche la Bull Paddle, guardate qui, Air React, stanno mettendo un'ingegneria in queste racchette, ragazzi, imbarazzante. Vanno a cercare di diminuire l'impatto con l'aria oppure la frenata nel colpo, nelle ole, nelle racchette. Quindi capiamo che ci sono dei passi avanti. Daniele, permetti di dirmi, Bull Paddle sta sopra a Babolat. Secondo me. Questa la dico davanti a tutti. Ditemi se siete d'accordo qui sotto. Daniele si è fatto la Babolata Air Viper. Non lo so, ditemelo voi. Questa sono una cosa che litighiamo sempre. No, ma parte questo, il tuo ha menzionato la tecnologia viene applicata. Il movimento del padel sta crescendo tanto. Sì. I giocatori stanno diventando sempre più tecnici. E è normale che anche la tecnologia applicata a un settore in così grande espansione sia sempre maggiore. Quindi, ovviamente, la recensione completa arriverà nei prossimi giorni. Una menzione, non ce l'abbiamo qui, l'abbiamo venduta, una menzione importante anche per la Comfort. La Comfort della racchetta è quella utilizzata da Martin Di Nenno, ve ne parleremo anche di lei. Che altro dire, ragazzi? Se questo video... tocca a me, ma perché mi devi rubare il lavoro, scusami. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like, condividete, campanellina e iscrivetevi al canale. Siamo arrivati a 1200 iscritti. Qua, questo. 1200 iscritti, sono tantissimi, 4 mesi di attività. Grazie tantissimo e vamos. Doppia mano questa, guarda.